La storia del referendum sul divorzio, come dico, è una storia cominciata prima ancora della legge. Cominciata perché il referendum fu considerata la spada di Damocle che pendeva sulla battaglia divorzista. Dice: voi fate pure il divorzio, fate quello che vi pare, tanto poi noi facciamo il referendum e vi diamo una legnata storica. Nei partiti divorzisti c'era una terribile paura di arrivare al referendum da parte soprattutto del Partito Comunista, il quale prevedeva la sciagura di trovarsi dalla parte perdente nel caso avesse votato per il divorzio e poi il referendum l'avesse bocciato. Vedeva in questo il naufragio di questa apertura ai cattolici, di questo il compromesso storico sarebbe andato a gambe all'aria, e quindi ci fu un atteggiamento a lungo oscillante fra la remissività, la tepidezza, che certamente danneggiò molto la battaglia divorzista, ma d'altra parte esaltò quello che era il ruolo della Lisa, che da formazione promotrice del divorzismo e della legge sul divorzio divenne la guardiana della sincerità delle forze politiche nel sostenere la battaglia. Come dico, dobbiamo fare dei passi indietro. Io ricordo il congresso della LID alla Sala dell'Agricoltura all'Euro, che intervenne quando mi pare che c'era stato lo scioglimento delle Camere e dovevamo arrivare alle elezioni nel 68, mi pare. E l'atteggiamento delle forze politiche era questo: adesso ci sono le elezioni, state buoni e non venite a romperci le scatole col vostro storia del divorzio, ci fate perdere i voti. Tornatene buoni a casa, poi ne riparleremo quando saranno fatte le elezioni, vedremo il risultato. E io ricordo il mio intervento, i miei divorzisti li conoscevo uno per uno, le loro storie, le loro reazioni, i loro atteggiamenti. E ricordo che erano intervenuti rappresentanti dei partiti e c'era incombente questa storia di questi che ci erano andati a casa. E io feci l'intervento dicendo: vi ricordate quando nell'inverno 44-45, del 44, cioè a ottobre-novembre del 44, il generale Alexander fece un proclama ai partigiani italiani del nord, dicendo: tornate a casa perché per adesso ci fermiamo e ne riparliamo a primavera. E l'indignazione che fu la risposta a questo atteggiamento, perché i partigiani c'erano a casa loro, c'erano i tedeschi, c'era la Gestapo,
pronti a catturarli, a trucidarli, a mandarli nei campi di sterminio e di concentramento. E lo stesso fanno a voi, vi dicono tornate nella casa, a casa vostra quale? La casa dei fuorilegge del matrimonio, tornate a fare i fuorilegge del matrimonio, voi non siete più una cosa, ci fu un entusiasmo, capirono, capirono perché io credo, non ho fatto nessuno sforzo a capire qual era l'atteggiamento e a capire che era una baggianata questa storia del riparliamo e non ne parliamo perché sennò perdiamo la lezione. In realtà poi non è che riuscimmo noi a farne parlare abbastanza per la lezione, ma certo a non fare passi indietro da parte del Partito Socialista, eccetera, eccetera. E subito dopo le lezioni ripresentate le leggi, che poi arrivarono all'approvazione nel dicembre del 70. E quindi l'atmosfera del referendum era quella della minaccia con la quale gli antidivorzisti fino all'ultimo cercarono di ottenere che cosa? Passi indietro da parte delle forze divorzisti. La storia già accennata in un'altra occasione, la legge Carrettoni, la senatrice Carrettoni che fece questa proposta di un compromesso che in realtà era l'abolizione del divorzio, e perlomeno era inteso come strumento pratico, strumento per i cittadini. E la battaglia per il referendum, una volta ingaggiata e una volta diventata certo che si sarebbe andati a votare, era una battaglia vinta. Facemmo di tutto, ci improvvisammo, perché sicuramente c'è questo fatto. La stampa era in maggioranza favorevole al divorzio, ma non troppo. Favorevole al divorzio ma non ai divorzisti, con delle grosse riserve nei confronti dell'estremismo della Lizza, l'estremismo era l'unica posizione possibile e in fondo a questi sarebbe piaciuto molto la gente, tutta la stampa, i nostri giornalisti, si erano fatti delle posizioni giornalistiche attraverso i compromessi, i compromessi, la storia dei compromessi, infilarsi in mezzo al compromesso. Poi c'era tutto un alone di un po' di morbosità, di gossip. Sì, ma poi questa storia stava procedendo. La cosa rilevante è che il divorzio andava avanti come una locomotiva nella sua applicazione pratica, e migliaia di divorzi, eccetera. Ma che divorzi di chi? Di gente che era già separata. Quindi alla fine il paese ebbe chiaro i termini della controversia. Noi dovemmo sopperire a questa deficienza anche della cultura. La cultura italiana, sì, era favorevole al divorzio, ma non era divorzista. No? E ci improvvisammo tutti. Io mi improvvisai autore di lavori drammatici, dei lavori teatrali. C'ho qui la locandina di un lavoro fatto su questo schema che mi era particolarmente caro, Divorzio Sacra Rosa. Era un lavoro divorzista fatto in chiave di presa in giro delle la Sacra Rosa, si svolgeva il tutto nello studio di un avvocato notale, e combinando l'annullamento per un ingegnere maneggione e mandando a farsi friggere un poveraccio che diceva, ma io, dice, che c'è di nullità? E che c'è la mia moglie che sono andata con, che fa la puttana, questo diceva. Dice, beh, che c'è, è naturale, come è naturale? Dice, non è mica motivo di nullità. E qual è il motivo della nullità? C'era
questa storia, che era poi la drammatizzazione, non era il comico, la comicità, non era tanto la comicità, la drammatizzazione della situazione giuridica, fatto sul filo questo lavoro del diritto canonico e delle situazioni nascenti in Italia da questa imposizione di un diritto sacramentale, diciamo così, per far fronte a situazioni invece di grande rilevanza e di grande peso e di grande drammaticità dal punto di vista sociale, quale quelle appunto il dramma dei cosiddetti fuori legge del matrimonio. La vittoria del divorzio fu totale. Pannella fece una cosa molto, molto carina, molto bella, preparò affittò i palchi eccetera per la manifestazione della vittoria del divorzio a Piazza Navona, e ci dicevano: aspettate che ci avete un soldo in cassa, vi andate a rovinare questo, poi se perdete, non perdiamo, vinciamo. E questa era questa storia, era il dato fondamentale, cioè noi avevamo la certezza della vittoria e sgominammo la parte avversa, nella quale poi erano emersi ruoli grotteschi, gli avvocati rotali che imperversavano a dire che bisognava, ridicolizzati da lavoro teatrale, eccetera. E certo che non ebbe, anche perché ci vuole altro per far circolare per tutta Italia un lavoro, ma per dire, noi con questo abbiamo dato la prova che insomma anche una certa cultura autoctona nell'ambito dell'ambiente radicale, dell'ambiente divorzista, era possibile e si muoveva in un certo modo. Questo era. Certo, dobbiamo dire che poi le delusioni sono venute dopo, sono venute nel senso che il divorzio ha vinto con un margine rispettabile, l'istituto del divorzio si è presentato subito come inamovibile, e quindi questi, a voglia che ricordo che c'era quindi il comitato dice: beh, fra 5 anni lo rifacciamo, quando sarà fallito, non ci hanno manco provato a fare una nuova revisione del divorzio. Ma poi non, quello che mancò fu lo sfruttamento della vittoria. Le forze laiche, per esempio, non entrassero diciamo così, una convenzione, un atteggiamento deciso, netto sulla questione del concordato. L'idea della creazione di un partito liberale, laico, progressista. Sì, io ritenni che il partito radicale avrebbe dovuto essere quello. In realtà poi il partito radicale si perse per strada all'indomani della battaglia per il divorzio. Ci fu la nostra presenza in Parlamento, la questione dell'aborto, condotta con una non altrettanto chiara impostazione giuridica, teorica, sociale, parte dovendo cercare di tener conto delle straveri isteriche delle femministe, e di altre storie e di altre
in realtà sfuggì largamente di mano ai radicali, che tuttavia furono a lungo, hanno potuto portare nel paese la, diciamo così, la bandiera del partito del divorzio, dell'aborto, che in realtà eravamo stati, certo, partito del divorzio, dell'aborto e delle altre cose, non lo fummo abbastanza, non lo fummo come partito per l'abolizione del concordato e non fummo soprattutto quel partito liberale che liberale libero, liberale progressista, rivoluzionario, anche. Direi rivoluzionario, perché oramai oggi in Italia un partito liberale autentico sarebbe un partito rivoluzionario, non lo fummo mai e di qui la mia, l'equivoco in cui io stesso devo ammettere di essere caduto e la disillusione che ha tardato molto e la mia colpa di aver tardato molto a rendermene conto. Ma quel tanto che ho potuto dare alla vita di questo paese in quella fase è quanto mi basta per dire che poi in fondo il mio impegno civile non è stato sprecato del tutto. Credo che un discorso a parte meriterebbe proprio il rapporto che, cui pure abbiamo dovuto far cenno tra la leader del Partito Radicale, e la leader sicuramente ha fatto in modo che il Partito Radicale esistesse, perché sennò nel giro di qualche tempo si sarebbe esaurito, non sarebbe stato esistente. Se non fosse intervenuto questa forza autonoma che però riconobbe al Partito Radicale un ruolo e del quale il Partito Radicale portò il merito dell'avere e averlo difeso di tutte le altre forze politiche e in qualche momento aver puntato i piedi contro tentativi di liquidazione che ci furono. Ricordo che a un certo punto Fortuna fu sempre leale nei confronti della LID e del Partito Radicale, però ci fu un momento in cui tutto un certo gruppo del Partito Socialista cercarono di impossessarsi della LID e, dato che poi è certo che non, come faceva? Come parlavano, come trattavano con le fuorilegge del matrimonio, quelli a cui noi avevamo insegnato a non essere cornuti ma a essere divorzisti, secondo il discorso che faceva quella persona alla quale devo aver capito veramente anche qual è stato il valore di questo mio impegno. Allora tentarono di fare un movimento divorzista per conto loro. E ci fu un episodio che vorrei ricordare, fecero una manifestazione divorzista a Piazza Campo dei Fiori con Loris Fortuna, senza informarci, era chiaro, e era una cosa molto meschina, rispetto all'atteggiamento di Fortuna che invece fu sempre molto leale. Non è una cosa che ricordo volentieri, ma evidentemente avrà avuto le sue ragioni per dover metterla in quel modo. E noi li surtossammo, perché questi andarono a fare una manifestazione a Piazza Campo dei Fiori in 15 persone. Noi organizzammo un corteo con grandi cartelli, lead, Pannella, Merlini, Fortuna, eccetera,
e arrivammo tutti in massa al Comizio di Fortuna, il quale capì subito l'antifona, e poi ma sì, ma no, ma questi qua, e capì, e finì, fu l'unico tentativo di scipparci, banale se vogliamo, ma anche questo è storia e quindi va ricordato. E chi è che all'epoca guidava il Partito Socialista? Ma nel Partito Socialista non lo so, ma ho l'impressione che magari, non so se c'era Racci ancora, che qualcuno gli abbia fatto una lavata di testa, ma tu che fai, sei di là o sei di qua, eccetera, eccetera, e questi hanno detto, beh, adesso facciamo noi, e che Fortuna abbia anche gradito di essere del fallimento di questa operazione, d'altra parte quelli che concretamente si devono fare, in senso, di nessun rilievo.